questo mio ultimo libro, Kokoro. È un libro che nasce da questi quaderni, che sono quaderni di viaggio nei quali io disegno appunti, cose, immagini che mi rimangono attaccate nella memoria. Questa è Setsuko Hara, per esempio, è un'attrice che io amo molto, di cui sono innamorato da tanti anni. Mi fa pensare questa cosa un pochino a quella canzone dei White Stripes dedicata a Rita Hayworth, in cui Jim White parla del fatto che è innamorato di un fantasma, no? Perché Rita Hayworth è morta. E Setsuko Hara è un po' questo per me. È stata la musa di Ozu, uno dei grandi registi del cinema giapponese, uno degli indimenticabili, diciamo, che ha in qualche modo segnato l'immaginario di molte generazioni. Di lui ho parlato tanto anche con il mio amico Jiro Taniguchi, è stato un regista importantissimo, perché raccontava questa malinconia della vita che passa, e anche attraverso piccoli oggetti della vita quotidiana, anche attraverso piccoli riti della vita quotidiana. E questa cosa i giapponesi l'hanno chiamata Mono no Aware, ed è una delle linee guida un po' della mia vita di narratore e anche della mia vita personale. Ma in Kokoro non c'è soltanto il passato, c'è anche un presente più contemporaneo, ci sono le sette estetiche giapponesi che io incrociavo per le strade, sono raccontate, catalogate con le loro ossessioni e voglie meravigliose di impersonare le dimensioni del sogno e del racconto. Questa è stato un viaggio in questo libro grande, da grande formato, come potete vedere, nel quale ho cominciato a approfondire, cercare di capire, cercare di definire che cos'è il sogno estetico nel racconto giapponese, partendo anche dai racconti che mi ha fatto Oda San, che è l'editor di Rumiko Takahashi, la regina dello story manga, creatrice, come sapete bene, di Lamu, Rama e Mezzo, di Nezomikoku, che io osservavo, leggevo e guardavo negli anni 90. Ecco come lavora oggi questa signora che ha prodotto centinaia di migliaia di pagine, centinaia di racconti seguitissimi per milioni e milioni di copie. Questo è un po' il mistero che cerco di svelare, di comprendere.